Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono Glacial Sphere ed oggi andremo alla volta di Memoride, esattamente la città dei draghi, insomma, quel villaggio sperduto tra le montagne, appunto a tema drago. Detto ciò però vi faccio vedere anche che, come avevo anticipato nello scorso episodio, ho fatto evolvere Gligar facendolo salire di un livello di notte. Non ve l'ho fatto vedere perché io la sera sono quasi sempre impossibilitato a registrare, registro quasi sempre o di mattina o di pomeriggio, quindi non avrei mai potuto farvelo vedere in video, appunto l'evoluzione di Gligar, però eccolo qui, gli ho dato una caramella rara, si è evoluto e via, abbiamo Gliscor. Detto ciò quindi direi che potrei allenare magari Infernape, che è ancora a livello 39, e metterlo eventualmente in tag con Weasel, ok? Nelle lotte in doppio. Quindi detto ciò, andiamo alla volta di Memoride. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video se vi sta piacendo la serie, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di Memoride e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ora, questi allenatori li avevamo già affrontati, se ben ricordate, ed eravamo arrivati qui agli Psyduck che ci bloccavano il percorso, ma Lucinda nello scorso episodio ci ha dato la Secret Potion, eccola qua, diamo agli Psyduck la Secret Potion e guariamo il loro mal di testa, così possono andare via. E questa è una vera e propria nuova zona, cioè la parte nord del percorso 210. Sicuramente ci saranno degli strumenti invisibili qui in giro, ma non mi ricordo esattamente dove siano. In ogni caso non c'è niente di particolare, se non sbaglio è tipo una Ultra Ball, una iperpozione, cose di questo tipo. Allora, Stanky contro Infernape si becca una bella breccia e va a casa. Cos'è Aftermath? Infame. Quale abilità è Aftermath? Non mi ricordo la traduzione in italiano. No, perché l'altra abilità che ti fa morire, che ti fa prendere danno quando un Pokémon muove, mi ricordo fosse Scoppio. E ce l'avevano tipo Drifloon e Driflim. Allora, breccia. Non lo facciamo contro lui, anche perché mi ha fatto meno uno all'attacco, però andiamo a battere lui. Che ci chiede se l'abbiamo visto. Anzi, sì, l'abbiamo visto. Certo che l'abbiamo visto, ovviamente. Allora, andiamo di terremoto contro il buon Krogunk. Infernape è davvero fortissimo, non vedo l'ora di usarlo contro Paul per fargli rivedere quanto è diventato forte il suo Chimchar scarso che lui ha abbandonato senza troppi problemi. E abbiamo battuto anche Fabian Ruiz, proprio lui. Vediamo se qui c'è uno strumento, nope. Magari qui dentro, vabbè. Io provo nelle zone in cui... attenzione, nuovo Pokémon che andiamo subito a catturare. Andiamo a prenderci questo Luxray. Se riusciamo a prendere Luxray, ci manca solo Luxio per completare la linea evolutiva di Shinx. Sì, sì, ora ci manca solo Luxio. E abbiamo già uno Shinx da far evolvere volendo, quindi non sarà un problema ottenerlo. Vi ricordo infatti che sto anche cercando di fare il Living Dex su Pokémon Fire Ash, in cui ci sono più di 800 Pokémon, signori. Quindi sarà davvero molto interessante. Però la cosa che mi piace di più di questo videogioco è che puoi ottenere tutti i Pokémon senza dover fare salti mortali con scambi, trucchi, glitch, eccetera, eccetera. Puoi semplicemente ottenere tutti i Pokémon come dovrebbe essere anche nei giochi normali. Beh, oddio, nei giochi normali posso capire loro che incentivino gli scambi, anche perché gli conviene, dato che molti si comprano due versioni dello stesso gioco per avere tutti i Pokémon, anche quelli appunto esclusivi di alcune versioni. Posso capire quello. Quindi vabbè, lì non c'è molto da dire. Troviamo una Red Shard e una Smoke Ball e poi affrontiamo questa Picnic Girl. Vediamo, Picnic Girl Angie che manda in campo Shinx. Vai, andiamo di terremoto, abbiamo i Pokémon decisamente overlivellati per questa parte, però abbiamo visto che questa Chrome era molto ben bilanciata all'inizio. Oddio, non è una Chrome, io continuo a chiamarla Chrome, ma tenete presente che non è una Chrome, è un vero e proprio videogioco, infatti per esempio non vi serve l'emulatore per giocarci, proprio un videogioco a sé. Allora, tu sei un karateka, direi di mandarti contro invece Staraptor. Ecco qua. Salve. Si sta allenando, lasciamolo in pace. Ma sei tu che hai voluto sfidarmi. Adam. Comunque, ecco, dicevo... cos'è che dicevo? Ah sì, che questo videogioco appunto non è un Akrom, quindi non vi serve un emulatore se volete giocarlo. Andate nel link in descrizione oppure nel primo commento di qualsiasi episodio della mia serie e trovate il link appunto, trovate il link scritto download Pokémon Fire Ash, lo scaricate da lì.
No, non voglio imparare agilità, grazie. A livello 41. Ok, rimettendo avanti il buon Infernape. E proseguiamo. Altro allenatore. Hai incontrato la signora dei draghi? Dragon Lady, la signora Drago? Qualcosa mi dice che la incontreremo presto, dato che stiamo andando a Memoride. Andiamo di ruota a fuoco contro Zubat. E Infernape sale a livello 40 finalmente. Golbat. Contro Golbat direi di lasciare tranquillamente Infernape. Ancora con Flame Wheel. Vedete quanta resistenza ha in più Golbat in confronto a Zubat. Parecchia. Però dà anche molto più punti esperienza. Scroopy, bello. Dobbiamo ancora catturarlo. È vero, dobbiamo ancora andare nella zona Safari. Mi sono completamente dimenticato della zona Safari. La zona Safari di Sinnoh. La parte appunto di zona safari che si è aperta per Sinnoh. Tenete presente che si è aperta da un po', eh. Si è aperta sicuramente da dopo Omar. Dopo il capo palestra Omar. Vai, sfidiamo anche questa ragazza. Che manda in campo Aipom. Alissa lei, ok. Andremo lì, breccia. E addio Aipom. Poi Girafarig, lasciamo tranquillamente Infernape. E andiamo di terremoto. Ok, un paio di terremoti dovrebbero bastare. Attenzione allo Zenedbat che ci ha quasi ucciso. È giustamente super efficace. Grotol, lasciamo invece Infernape contro Grotol. E andiamo di Flamethrower. Perfetto. E abbiamo battuto anche Alissa. Ah, qui c'è uno strumentino. Andiamo a prenderlo. Cos'è un coccio rosso? Sembra si chiami così in italiano, coccio rosso. Allora, di qui non c'è nulla. Quindi bisogna passare per forza da questa parte. E penso che siamo arrivati forse a Memoride. Allora, di qui non ha molto senso andarci per ora. Andiamo prima a Memoride. Perché di là la via è bloccata per adesso. Cioè, meglio, c'è un posto in cui non possiamo entrare. Quindi non ha molto senso andarci. Allora, mettiamo davanti Torterra e Weasel. E sfidiamo questi due in doppio. Zac e Jhen. Zac è il nome del mio main su League of Legends. Sapete che io gioco anche a League of Legends. Se vi va potete trovare dei video sul canale, ma più precisamente in realtà potete trovare delle vere e proprie live sul sito Viola. Allora, andiamo di Bite su Raichu. A questi tra l'altro tutti e due al 36, eh? Mica male. E andiamo di Aqua Tail su Raichu ancora. Aia, fulmine, niente, disintegrato Buizel, giustamente. Qua Crunch non dovrebbe farci troppo male, invece noi con Morso gli facciamo parecchio. Andiamo a questo punto di Staraptor. Grapp, basta di attacco. Allora, sperando che loro non abbiano. Sperando che Raichu non abbia levitazione, vado di terremoto. Ah, ma no, aspetta, è vero. Tanto non ha effetto su Gyarados, è anche tipo volante. Quindi andiamo di Morso. E contro Gyarados andiamo di volo. Così non ci possono colpire. Ecco, sapevo che avrebbero focussato tutte e due Staraptor infami. Tiriamolo giù. E poi andiamo di Bite su Gyarados. L'attacco di Torterra è fortissimo. Ah, di poco, però ha tentennato, quindi non ha potuto attaccarci. Andiamo di attacco rapido, dovrebbe finire la battaglia. Ottimo, ottimo. A me piacciono queste sfide un pochettino più sfidanti, eh. Un pochettino più difficili. Sono molto più interessanti da fare. Abbiamo davanti Torterra, perfetto. Affrontiamo questo avventuriero. Sei interessato? Ti piacciono le rocce? Domanda un po' strana da fare ad un tizio che incontri a caso, però sei un maniac, quindi me l'aspetto. Allora, andiamo di Morso contro Tangela. Giga Drain. Beh, giustamente. Mi fa parecchio male. Andiamo ancora di morso. Bravo, fallo tentennare. Oh, doppio tentennio, attenzione. Si dice tentennio? Doppio tentennamento. Ecco, diciamolo meglio. Ponyta, contro Ponyta avrei mandato Buizel se non fosse morto, ma andiamo Staraptor allora. E andiamo di volo. Vai. A
provato a pestare il nostro povero Staraptor, Ponyta, si è preso un volo in faccia. Ti sta bene. Staraptor, livello 42, Buizel, ricambiamo Pokémon, mandiamo Torterra. Cerchiamo di distribuire meglio tutti i punti esperienza. Altrimenti qua rimane, qualche Pokémon rimane indietro. E già sappiamo che Gibola, per esempio, sarà molto difficile da usare, forse non lo useremo nemmeno molto. Quindi cerchiamo di usare bene questi. Vai, altro allenatore. Tu sei un avicoltore? Fly with me, sì, avicoltore. Quindi aver messo davanti Torterra non è proprio la scelta adatta. Anche perché qui, a differenza di Pokémon giallo e Pokémon blu delle prime generazioni, di cui ho portato un gameplay su questo canale, se vi interessa, completo, sia di Pokémon blu che di Pokémon giallo, proprio recentemente. Hanno qui i Pokémon, a differenza di quelle versioni, hanno dei moveset sensati, quindi ci sta che dei Pokémon volante a livello 30 abbiano delle mosse effettivamente di tipo volante, non come in prima generazione, dove per esempio PG e PG8 poi non impara una mossa di tipo volante fino a livello 32, tipo. Andiamo di volo. Quasi disintegrato Noctowl. E ci risponde con un brutto colpo, infame. Andiamo di attacco rapido. Bella lì. Fly away, certo. Allora, strumentino di qui, nope. Proseguiamo. Altro allenatore, ragazzi, quanti sono? The waters are breathtaking. Quindi questa era Pokémon di tipo acqua, questo Ernest, no, ha Scyther, boh, a caso. Allora, contro Scyther io cambierei e manderei Gliscor. Proviamo questo, il nostro nuovo Gliscor. Bellissimo come Pokémon, lo adoro. Allora, lui ha usato agilità, io andrei di acrobazia. Ora non ha più uno strumento Gliscor, quindi acrobazia ritorna a fare un danno atroce. Poi Probopass. Andiamo di Infernape. Probopass dovrebbe essere tipo roccia, se non ricordo male. Un semplice banale tipo roccia. E quindi andremo di Brick Break. Super efficace, purtroppo ha vigore. E ci ammazza, sì, ci ammazza. Vabbè, è andata così. Abbiamo sacrificato il nostro Infernape per portare a casa la vittoria poi con Torterra. Vai, foglia lama. Buono. Poi Luxio, lasciamo Torterra. Ecco già che ci sono, magari adesso posso. No, non posso ordinare qui le mosse, vero? Allora andiamo semplicemente di Earthquake. E tiriamolo giù. Bella lì. Beautiful. Ecco, tra un episodio e l'altro. Fantina, attenzione. Good practice, Drifloon. Buon allenamento, Drifloon. Ora ritorna. Attenzione, guardate chi incontriamo. Fanny. Ehi, ciao. Non preoccuparti. Sto solo facendo un po' di allenamento. Quanto è scortese da parte mia. Il mio nome è Fantina e sono la capopalestra di Quaripoli. Vorresti sfidarmi, non è vero? Beh, dovrei aspettare fino a che io non ritorno in palestra, ma ci tornerò molto presto. Vorresti avere un piccolo assaggio di quello che ti aspetta? Ma certo, imparerai molto. E Fanny, o Fantina, come si chiama in inglese, ci sfida, eccola qua. Una delle capopalestre più belle a livello di design, secondo me. Andiamo di morso per one-shottare questo povero Drifloon di Fantina. Superbo! Che magnifica battaglia! Ma non è vero, ma. What a wonderful performance, che performance incredibile, bellissima. Spero, non aspetto altro di fare la nostra reale battaglia. Ok, a questo punto ragazzi, Celestic Town, ma prima, qui sopra, c'è un'altra piastra, un'altra lastra, non piastra, un'altra lastra, la Meadow, che dovrebbe essere quella tipo spettro, se non sbaglio. E siamo arrivati a Celestic Town, salve, benvenuto a Memoride. May your stay here be informative. Che tu impari molto stando qui, ok? Lì ci sono le rovine di Memoride, ma prima entriamo qui. Salve vecchietta. Benvenuto, hai visto le rovine nella città là sotto? They tell the story of Dialga and Palkia. Dicono, appunto, raccontano la storia di Dialga e Palkia. Beh, voi questo lo sapete meglio di me, ragazzi. Chi ha come
Regione preferita Sinnoh, sicuramente qui ha fatto, cioè ha un botto di, cioè ha sicuramente dei ricordi migliori di me. Qui troviamo una King's Rock invisibile, quindi prendetela. E nel centro città la lastra drago. Poi altri strumentini qui, prendeteli. Choice Specs, questo non so cosa sia esattamente. E Violite, questa la conosciamo, ne abbiamo già una in realtà. Poi, Liler dovrebbe essere qui dentro per farvi curare i Pokémon, perché come vedete qui non c'è un centro Pokémon. Salve. Ecco fatto, lui ci cura. Bene. Poi, nel contest dovrebbe esserci un tizio che ci insegna una mossa abbastanza inutile. Ne se indovinate qual è? Stringshot. Dovrebbe essere Mille Bave, se non ricordo male, quindi ovviamente no. Andiamocene. Ah, già che ci siamo, dato che c'è lì il box. Dai, piccolo momento soddisfazione OCD personale. Mettiamo a posto l'Axtray. Eccolo qui. Tac. E ora manca solo di far evolvere questo qui in Luxio. Che sarà abbastanza veloce in realtà, probabilmente un solo Pokémon selvatico di quelli di livello parecchio alto prima della Lega Orange. E lì dove vado ad allenare di solito i Pokémon per farli evolvere. Basta solo un Pokémon e questo si evolve. Allora. Nel frattempo, tra l'altro, vi dico che ho anche revitalizzato il fossile di Cranidos. Quindi ho già un Cranidos, però l'ho lasciato alla pensione Pokémon per fargli fare direttamente un uovo. Così mentre noi siamo qui in giro a camminare, lui fa le uova. Quindi ci manca solo di andare qui dentro. Vediamo un po' chi c'è. Salve. Le rovine di Memoride sono qui da secoli. Solamente poche persone hanno permesso di entrare. Beh, non andiamo a parlare con Xatu, non penso ci dica qualcosa di particolarmente interessante. E qui dentro invece chi c'è? Un laboratorio. Non è che lui mi. No, che okay, non ci revitalizza gli fossili. Show me Palkia and I will give you one. Attenzione, quando otterremo Palkia, dovremo andare a mostrargli appunto Palkia e ci darà uno strumento particolare. Questo invece ci darà uno strumento particolare di Dialga. E questo invece dice solamente ciao. Va bene. A questo punto direi che è giunto il momento di entrare nelle rovine di Memoride. Ma state attenti prima di entrare nelle rovine di Memoride. Perché ci sarà una battaglia molto particolare contro dei personaggi che conoscete molto bene. Eccoli. This thing should be worth a fortune. Questa cosa dovrebbe valere una fortuna. Prendiamola velocemente e fuggiamo via da qui. No, il moccioso? Andiamo via di qui, Wabba Fett. Ormai hanno paura quando ci vedono, giustamente. Allora, li abbiamo battuti 3000 volte. Chiamando nel campo Seaviper a livello 45. Beh, forse potremmo batterli anche con i Pokémon di Sinnoh, in teoria. Però dai, diamo un po' di soddisfazione anche a Pikachu ogni tanto. Tra l'altro Pikachu non riesce più a one-shottare Seaviper, attenzione. Vai, Thunder Punch. Poi, Yan Mega. Cambia un Pokémon, Yanmega dovrebbe essere di livello abbastanza basso da poter essere battuto anche dai Pokémon di Sinnoh, perché Yanmega è un Pokémon di Sinnoh. Eccolo qui, livello 36 infatti. Bellissimo anche Yanmega, mi piace un casino. Non penso che un arresto alto basti, quindi andiamo di volo. Ha provato a usare Ancient Power. Infame. Bene, bravo, ti sei aumentato la velocità per fallire di nuovo un attacco. Ok, poi mandano Carnivine, lasciamo Staraptor. E andiamo ancora di volo. Ho provato a usare Semitraglia, l'attacco che avrei voluto insegnare alla Torterra. Ok, e poi Wobbuffet, cambiamo Pokémon. E mandiamo Torterra. Wobbuffet dovrebbe essere tipo Psico. Morso dovrebbe fargli parecchio male. Un bel morso di Torterra. Vai. Non gli fa praticamente quasi nulla. Sto infame. Ah, lo sostituisce? Che manda? Man Junior. Ma solamente per farlo one-shottare? Boh, non si è capito. Mimic. Ok, ha imparato Bite. Ma non può usarlo perché muore male. Wobbuffet, lasciamo in campo Torterra. E andiamo ancora di Bite. Ai ai ai, contrattacco ci ha disintegrati. Disintegrati. Mandiamo Weasel, vediamo se riusciamo a
fargli portare a casa un po' di punti esperienza, questo povero Pokémon. Andiamo di Aqua Tail. Adesso usa contrattacco, ci ammazza di nuovo. Vabbè, ma che palle però. Infame, speravo di poterlo shottare con Aqua Tail. E invece Buizel inizia già ad essere abbastanza difficile da usare. Però dai, niente a che vedere con i vari Totodile, Squirtle, Bulbasaur, quali erano davvero difficili da poter utilizzare. Li abbiamo battuti e scoppiano di nuovo. Oh, grazie per esserti preso cura dei ladri. Sfortunatamente abbiamo un altro problema da risolvere. Dobbiamo andare al Research Center, Research Center, ovvero la struttura nord che abbiamo visto prima. L'orb è stato. L'orb, la sfera, è stata mossa, è stata spostata da dove era, da dove stava venendo studiata. I think they are trying to take it. Penso che la stiano cercando di rubare. Non preoccuparti, ti aiuterò. Ok, ci ha guarito il team. E siamo ora con Camilla. Sì, che si muove un po' tutta storta. Però dobbiamo andare a batterne. Dobbiamo andare a battere questi Pokémon. Allora, direi di mettere davanti. Ah, ma non mi ha curato i Pokémon, ma scusa. Ma non me li ha curati? Ma sei una falsa! Ma. Vabbè, allora. Allora me li dovrò curare da solo. Vediamo un po', eh. Mi tiro un bel revitalizzante. Tra l'altro ne ho approfittato anche tra una parte e l'altra per riordinare la borsa. A parte questi strumenti che ho preso adesso. Ecco, questo cos'è che fanno? An item to be held by a Pokémon. Discourage classes boost attacco speciale. Ma. Vengono usati solamente per una mossa. Ok. Ecco, vedete, io ho messo a posto tutta la borsa, qui ci sono tutte le plate, qui gli strumenti abbastanza useless, gli incensi, gli strumenti che potenziano le mosse, gli strumenti che potenziano i tipi delle mosse e gli strumenti evolutivi essenzialmente. Anche di qua ho messo a posto un po' tutto e andiamo a revitalizzare Buizel e Torterra. E poi diamogli qualche pozioncina, un po' di limonata. A Torterra la limonata è perfetta. Mentre per Buizel potrebbe bastare anche la Fresh Water, esatto. A questo punto mandiamo in campo Buizel e speriamo che non muoia. Vai. Lotta in doppio con Camilla. Sì, che in teoria avrebbe dovuto curarci Pokémon, ma ci ha un po' fregati. Reggie e Mart, che mandano in campo entrambi Golbat. Sì, i Pokémon del Team Galassia hanno un po' di fantasia di merda, per i Pokémon. Andiamo di Aqua Tail su Golbat, è uguale. Perfetto, doppio focus così uno se ne va subito a casa. Sì, però guardali che merde, ma scusa. Ma perché devo colpire il mio Pokémon infami? Ecco qua, Aqua Tail, via. Facciamo prendere un po' di punti esperienza a Buizel che sale di livello, non vuole imparare agilità assolutamente, no? Ecco, colpito un po' anche lui, cioè voglio dire. Vai, Aqua Tail di nuovo. Buono. Bravo. One shot a quei Pokémon. Fortissimo il Garchomp di Camilla. Ecco qua. Sfruttiamo queste battaglie con Camilla per provare a far salire un po' di livello Buizel, che ovviamente non si può evolvere. Diamogli un altro po' di Fresh Water. Ah no, ok, ci ha curato questa volta i Pokémon per davvero. Bene, ottimo. Vai, sfidiamo anche loro. Scott e Jimmy. Ok. Garchomp e Buizel. Sì, come vi dicevo, loro hanno davvero una fantasia nei Pokémon. Cioè, solamente Golbat. Buizel a livello 42, ottimo. Oh, Aqua Tail comunque fa male, eh. Fa tanto male quanto cos'è, un Dragon Rush di coso. Cioè, fa parecchio male. Ok, ha preferito finire il Golbat debole. Aia, niente, disintegrato Buizel. Le manderemo in campo un altro Pokémon che necessita di esperienza, ovvero Infernape. E con Infernape possiamo andare di Flamethrower su questo Golbat. Vabbè, ok, ce l'ho. Ci fotterei la kill. Questa è KS, ragazzi. Proprio KS. Flamethrower. E Flame Wheel.
Mica quanto è forte però il Garchomp di Camilla, eh. Cioè, pensare che poi dovremo batterlo. Golbat, no. Basta evolverti, Buizol, non puoi farlo. Ok, proseguiamo. Altri due Grunt, o altre due reclute. Di nuovo con Golbat e Golbat. Cioè, il mio secchio dell'umido ha più fantasia di queste reclute comunque. E guarda come arriva la Sludge Bomb sul mio povero Buizel. Ok, lui si protegge, vabbè, spreca un turno meglio. Tanto Buizel continua a salire di livello. Vai, Aqua Tail. Grande Garchomp. Addio, Buizel! E manderò allora Infernape di nuovo. E andiamo di Flamewheel. Niente, lui. Lei ha usato proprio il tocco di classe alla fine, no? Breccia. Tac. E Fire Spin. No, sarebbe Turbofuoco, non ci interessa. Ok, niente, Buizel che si evolve. E siamo arrivati finalmente al laboratorio. Eccoci qui. E dobbiamo sfidare in doppio Saturnio e lei com'è che si chiama? Saturn, oh you again, Venere forse, Venus. Don't think you'll stop us this time. Non pensare che stavolta ci fermerai. Vediamo chi è lei. No, lei è Mars, Marte. Ah ah ah, sei troppo in ritardo. Avevo. O meglio, sei in ritardo, non troppo. Ecco qua, parte la sfida in doppio contro Saturnio e Marte. Non me ne sono Saturno e Mars. Allora, io andrei di Brick Break su Puragli. Quasi one shottato, peccato. Ah, ok, doppio Brick Break su Puragli. Via, addio. Future Sight, ok. Mi sta per attaccare lì. Io a questo punto, sapete cosa faccio? Cambio Pokémon. E metto un Pokémon bello tankoso in campo. Un bel Torterra. No, ha addormentato Garchomp! E gli hanno diminuito la precisione, infami. Cerchiamo di tirarlo giù subito. Super efficace, addio. Quanto sono fastidiosi questi Bronzor. Toxicroak, ok, andrò di terremoto. Mi spiace Garchomp, ma capita. Ah, Bronzor ha Levitate. Niente, allora colpirò solamente Garchomp e Toxicroak. Avrei potuto fare qualsiasi altra cosa, anche Foglie e Lama sarebbe andata meglio. Perché stanno bersagliando Garchomp alla grande, meglio così, almeno non toccano i miei Pokémon. Morso. E altro morso. Brick Break, bravo. I should have fought harder. Avrei dovuto combattere più duramente. Mi spiace. Lustrous Orb è al sicuro. Mars, ritiriamoci. Il Lustrous Orb non mi ricordo come venga tradotto in italiano. Voi sicuramente appunto che avete questa regione nel cuore, ve lo ricorderete. Io purtroppo Platino l'ho giocato tanto, ma non così tanto da ricordarmi tutte le cose in italiano, specialmente questi strumenti che si prendevano verso la fine dell'avventura. Grazie per averci aiutato, Glacial. Così, te ne vai così, ma scusa. Eccola lì, andiamo a parlare e vedere cosa ci dice. Salve Camilla. I need to take care of the ruins, but you deserve something for helping me out. E giustamente, infatti lei deve prendersi cura delle rovine, ma tu ti meriti qualcosa per avermi aiutato. Oh, ora ho trovato. C'è una vecchia donna che vive nel percorso 210. Le dirò che stai arrivando. Lei potrebbe insegnarti una mossa drago molto speciale. Ok, a questo punto ragazzi, per concludere questo video, ritorniamo nel percorso 210 in cui c'è Paul. Il dannato Paul. Quindi sei venuto per vedere anche tu le rovine? Scommetto che tutta quella conoscenza ti ha distrutto. Vabbè, ma che stronzo. You're on your way to beat the Heartome Gym, huh? I already got the Relic Badge. Ok, stai andando alla palestra di Coriopoli, io ho già preso la medaglia. Suppongo che non mi raggiungerai mai. Ok.
E il buon Pold ci sfida. Con quanti Pokémon? Uno. Ma come uno? Ma nel campo Hunchcrow. Ok, comunque a livello 38, quindi non male. Io cambierei Pokémon tipo Buio Volante, quello lì, quindi Buio Volante manderei Gliscor. Night Slash, ok. E io invece ti uso Acrobazia. Sa che faccio più male io. Ecco qua. Addio, Hunchcrow. Buizel sarà a livello 44, ottimo. Questo era il tuo meglio? Cioè, hai combattuto con un Pokémon. Suppongo che tu abbia fatto del tuo meglio, ma non otterrai mai niente finché non spingi i tuoi Pokémon ai loro limite. Va bene, addio. Addio, Paul. E a questo punto torniamo sul percorso 210. Qui abbiamo già battuto tutti gli allenatori, quindi possiamo andare molto velocemente là dove vogliamo andare, là dove appunto a inizio episodio avevo detto che saremmo tornati, perché non era ancora il momento di andarci, ovvero di qui, da questa parte. Allora, direi che Buizel si è allenato abbastanza, rimettendo avanti Infernape. E andiamo. Salve! My plan is flawless this time. Il mio piano è senza alcuna pecca questa volta. E qui ritroviamo Conway, che va nel campo Slowking. Mannaggia me, avrei dovuto cambiare e mandare in campo Torterra. Mandiamo subito in campo Torterra. Psichico dovrebbe reggerlo, sì. Quello era pure un colpo critico, infamella. Andiamo di Razor Leaf. Potevi farlo anche un brutto colpo, voglio dire. Bel brutto colpo con foglie lama e via. Allora, Heracross. Sì, cambia un Pokémon e contro Heracross manderei Staraptor. Tipo lotta coleottero, se non sbaglio. Quindi si prende 4 per da volante. E quindi un arrassato dovrebbe bastare. Anche perché Heracross ha 0 di difesa. Ok, Staraptor livello 43. E Aggron. Contro Aggron invece manderei. Sapete chi? Proprio lui, Buizel. Ah no, però aspetta, Aggron è tipo acciaio terra, se non ricordo male. Acciaio terra, forse acqua non è super efficace, o credo sì. Dovrebbe essere super efficace anche acqua, no? Sì, è super efficace. Infatti si prende un bordello di danno. Andiamo poi di acqua jet per finirlo completamente. Perfetto. Non l'avevo previsto questo, e mi spiace Conway. Allora, lì c'è un altro tizio da sfidare prima di poter andare nella casetta. Quindi, lasciamo in campo comunque Infernape. Vai. Stay away from the Dragon Lady. Stai lontano dalla signora dei draghi. Che quindi non è Camilla, ma la signora che c'è dietro di lui, dentro questa casa. E manda in campo Gible. Ok. Andiamo di Earthquake, che dovrebbe essere normalmente efficace. Ok. E poi Brick Break. Perfetto. Come osi? Come osi tu? Vai via. Bravo. Ed ecco la signora dei draghi, la signora Drago. Ciao, sono un insegnante di mosse. Posso insegnarti. Posso insegnare il tuo Pokémon una mossa molto potente, Drago Meteor. Drago Meteora? Nessuno dei miei Pokémon può impararla, ma quando otterremo Gible, probabilmente torneremo qui per poter prenderci appunto questa mossa. Detto ciò, noi abbiamo completato anche questa cittadina di Celestic Town, Memoride. A Eterna City c'eravamo già stati, Evopoli era. Ma ora tocca tornare a Earthome City, dove ci aspetta Fanny. Fanny che però faremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Io vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se l'avete gradito, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto. Al prossimo video!